Buonasera a tutti. Allora, questo consiglio arriva dopo 5 mesi che tutti i consiglieri comunali hanno richiesto un consiglio comunale aperto. Se lo convocavamo prima, magari si placavano un po' le proteste di persone che volevano solamente dialogare. 5 mesi. Chiediamo da un mese dei documenti alla maggioranza, nulla, di nulla, di nulla. Adesso arrivano dicendoci: noi abbiamo presentato degli ordini del giorno, cosa fate? Li votate? Questo è il modus operandi, li condividete, li voteremo. Questo è il modus operandi del PD della 28 aprile, perché ci sono due documenti, del PD e degli arancioni, che sono i responsabili politici dello sfacelo in cui si trova l'acqua, perché al governo ci sono sempre stati loro. Allora, io come al solito quando sento questi consigli comunali sento che tutto va bene. Tutto, noi viviamo bene, l'acqua va benissimo così, e ci fate i raffronti. Allora, io di fare i raffronti al ribasso non ne ho più voglia, perché la Toscana è la regione dove si paga più l'acqua in Italia. Quindi è inutile che continuiate a raffrontare il costo dell'acqua con le altre realtà toscane, perché in Italia una famiglia di 3 persone spende 276 euro l'anno di bolletta. Con Gaia ne spendiamo 420. Questi sono i raffronti da fare, non con gli altri gestori dove hanno dentro il privato in Toscana, privati che fanno anche 29 milioni di euro di utile come Publiacqua, questo in barba al referendum del 2011, dove 27 milioni di persone hanno votato contro quella era la remunerazione del capitale investito, che il dottor Peruzzi ha detto che ha cambiato semplicemente nome, è diventato oneri finanziari. Quindi noi votiamo contro una cosa, voi cambiate nome e possiamo continuare a farla. Questo è il senso. Raffronti con gli enti gestori della Toscana, dove governa chi? Babbo Natale? No, governa il PD. Publiacqua dov'è? A Firenze. Chi era a governare a Firenze fino a qualche anno fa? Punto interrogativo. Dov'è che si rompono i tubi nonostante 29 milioni di euro sui lungarni, mettendo a rischio la città, i beni architettonici e artistici? A Firenze. Questa è la gestione che ci volete fare. Allora, Gaia, massa le tariffe più basse. E no, signore, però. E non prendeteci in giro, perché per le famiglie di 3 persone, che sono quelle maggiormente diffuse nel territorio, massa ha la Gaia la quarta bolletta più alta della Toscana. Questi sono i dati, non quelli che ci dite voi e c'è scritto nella relazione di AIT. Allora, parlate del costo degli investimenti. Bene, parliamo del costo degli investimenti. Allora, il costo degli investimenti, innanzitutto, con una legge di iniziativa popolare che era prima firma la Daga del Movimento 5 Stelle, chiedeva di spostarli nella fiscalità generale. Chi ha fondato questa legge in Parlamento? Il Partito Democratico e la maggioranza. E ora ci parlate del problema degli investimenti. Benissimo, con una mano fate una cosa e con l'altra mano, come al solito, ne fate un'altra. La mano che dite magari di chiamare sinistra, però questo col vostro specchio farete i conti. Allora, scusate. Allora, gli investimenti di Gaia, 780.000 euro sulla zecca, se non sbaglio, no? Bene, l'acquedotto del Cartaro costa 350.000 euro l'anno, quindi con due anni e mezzo di gestione del Cartaro ci rifacciamo l'acquedotto le fognature della zecca. Bene, quell'acquedotto costerebbe sì e no 50.000 euro l'anno, se non venisse deturpato, non venissero sversati tutti i rifiuti speciali delle cave. Allora si spendono 300.000 euro in più di depurazione, li spendiamo noi, non li spende mica chi ci mette quella roba nell'acqua, li spendiamo noi. Allora quei 300.000 euro facciamoli pagare a chi fa profitto dalle cave, non facciamoli pagare ai cittadini, e magari facendoli pagare a chi dovrebbe smaltire bene i rifiuti, potremmo fare questi investimenti senza ricorrere a questi piani. Però loro guadagnano dalle cave e noi paghiamo i loro problemi. Allora, Gaia deve milioni di euro ai comuni, no? Che poi tanto paghiamo noi con le partite pregresse, ma li paghiamo perché i comuni, quando sono entrati in Gaia, hanno inserito dentro i loro debiti. Quindi una mala gestione dei comuni ha fatto ricadere su Gaia quelli che sono i problemi che tutt'oggi guardiamo.
Noi riprendiamo anche qui una nota della Corte dei Conti del settembre del 2014 che chiede e auspica che la Regione intervenga su questi debiti crediti che esistano, perché coi piani di rientro, lo dice la Corte dei Conti, non ci arriveremo a pagare tutti quei crediti che si sono accumulati. Allora, quando noi si propone di uscire da Gaia, ci viene detto attenzione perché dopo Gaia c'è il privato. E no, signore, il privato ci può essere se noi lo teniamo una SPA. Se noi creiamo un'azienda consortile che gestisca l'acqua per bacino idrico, il privato sicuramente non entrerebbe. Entrerebbe o entrerà, chi lo sa, se manteniamo questi regimi, questi statuti societari. Perché noi abbiamo bisogno di una società, di una gestione idrica che sia vicina ai cittadini. Noi abbiamo bisogno di una gestione che, se qualcuno viene e dice io devo pagare tanto, gli si spieghi perché paga tanto e come fare per pagare di meno. Quindi se arrivano queste campagne pubblicitarie va benissimo, noi le aspettiamo, le vediamo, perché da qualche anno a questa parte, in questa città, sembra che l'interesse di Gaia sia stato quello di far pagare tanto e non di dire ai cittadini guardate che esiste un fondo per i disagiati, guardate che se fate la riduzione, guardate che se presentate l'ISE. Voi dite che il discorso delle residenze, delle seconde case, no? Noi non stacchiamo l'acqua, le seconde case le stacchiamo perché tanto sono di gente che se lo può permettere. Bene, in questa città ci sono tanti che sono in affitto nelle seconde case. Magari le seconde case hanno un'utenza dell'acqua a nome del proprietario della casa e chi è in affitto si trova a pagare l'acqua come se fosse seconda casa. Ma bisogna dirglielo a questa gente che facendo il cambio d'utenza magari pagherebbe meno. Bisogna dirglielo, non deve essere la famiglia a districarsi tra le pieghe dei regolamenti, bisogna comunicarglielo. E continuate a fare i raffronti, la Regione Toscana. Bene, se non ci mettiamo in testa che questo territorio ha il reddito pro capite più basso della Toscana, è un'area di crisi, ce l'ha riconosciuto anche il Ministero, credo, quando ce lo vorrete riferire, cosa poi succede sugli accordi di programma, magari ne prendiamo atto. Un'area di crisi che non è complessa solo perché non ci vogliono dare questa etichetta, ma è un'area di crisi. È inutile che ci dite si paga meno che in un'altra parte della Toscana. In un'altra parte della Toscana magari hanno 4.000 euro di reddito pro capite annuo più alto rispetto a Massa. E se Gaia ha il 7%, l'8% di morosità, il doppio rispetto agli altri enti gestori della Toscana, non è perché qui è pieno di furbi, è pieno di evasione fiscale, è pieno di gente che non ce la fa a pagare le bollette dell'acqua, perché non credo che sia bello per le persone doversi rivolgere ai servizi sociali per accedere al fondo. No, a volte si prova anche vergogna a fare questi passi, perché come ha detto prima Fruzzetti, non si parla di, si parla di famiglie che fino all'altro ieri ce la facevano e oggi non ce la fanno più. Quindi dovete prendere atto che questo è un territorio che ha una media di ricchezza pari a quella del Sud Italia, perché questo siamo. Allora, in conclusione, vedete, il problema delle bollette è quello più evidente, cioè arrivano a casa le bollette e chiaramente è evidente e tangibile, ma le bollette sono lo specchio di un modello che è quello che dobbiamo combattere, il modello che il partito di maggioranza di questa città, di questa regione, di questa nazione estende dall'acqua ai beni comuni, alla sanità, agli ospedali, al mercato del lavoro, al mercato della scuola. È questo quello che continuate a propagare. Quindi noi contestiamo le bollette, ma quotidianamente dobbiamo contestare questo modello. Scusate.